ma è stata soprattutto la volontà, diciamo, di molti italiani di ritrovare tramite il Comitato un punto di riferimento. Il Comitato sta diventando non più solo, diciamo, un promotore di un'iniziativa, ma punto di riferimento per molti italiani che hanno sete di giustizia. Ecco, questa sete di giustizia che non trovano nelle istituzioni, che non trovano nei partiti e in chi li rappresenta in questo Paese. Ecco Lorin, questa è un'iniziativa che era partita all'inizio dell'anno, giusto? Doveva concludersi, invece prosegue ancora. Com'è l'andamento e che cosa vi proponete ora? Sì, esattamente, continua proprio perché, diciamo, c'è la richiesta da parte di moltissima gente che noi continuiamo nelle nostre, diciamo, operazioni che abbiamo fatto. Abbiamo fatto questa iniziativa iniziale di denuncia ai governi per istigazione al suicidio, ma appunto stavo dicendo che è diventato un punto di riferimento, in cui i cittadini vogliono ritrovare sete di giustizia, ma anche un modo per voltare pagina. Qualora in quel momento in cui non riescono più a trovare punti di riferimento in questo Paese. E noi probabilmente, forse per la nostra disponibilità nell'essere, diciamo così, genuini, nell'essere così popolari, probabilmente lo stiamo diventando. Ecco, questo è quello che ci chiede la gente, di esserci, di incontrarci, di farci portavoce di chi di voce non è. Ecco, un malessere che è sempre più diffuso, malgrado tutto questa sensazione, questo stato d'animo da parte della società è sempre più marcato. Sì, qui ci stiamo trovando di fronte a una larga fetta di popolazione che sta cominciando ad non essere più integrata in una società normale, sta andando un pochettino ai margini e non trova, diciamo, chi in questo momento riesca veramente a dare delle risposte, perché è difficile, perché è complicato, giustamente, per carità, ci mancherebbe altro, ma non riesce più e si sente sempre più emarginato. Ha voglia di dire qualcosa, gente che soffre, gente che non riesce a trovare momenti, diciamo, di ricollocamento all'interno di un percorso normale, di una società normale. E lo Stato è sempre più lontano? Ecco, purtroppo a sentire la politica soprattutto più che lo Stato, per cui chi rappresenta le istituzioni per nostro conto, per nostra delibera, non è più, diciamo, proprio, sembra che si sia rotto quel filo di connessione tra chi ci rappresenta e noi cittadini che, diciamo, dovremmo avere delle risposte da chi appunto ci rappresenta. Non c'è più questa connessione, ma anche in maniera completa.